padre, è stato molto, padre Antonio, molto difficile per noi arrivare. Questo è un gruppo di coraggiosi pellegrini che hanno voluto arrivare primo qui alla terra del Signore. Allora, voleva dare il benvenuto, padre. Vorrei dare benvenuto grandissimo perché ci aspettiamo tantissimo da voi, no? Preghiamo sempre per voi durante questa pandemia che stavamo qui e proprio stavamo aspettando fino a oggi che io non credevo. Vedete che devo pregare tanto per credere di più al Signore che il Signore proprio ha portato a voi. Vi ringraziamo di tutto. Ringraziamo di tutto che siete con noi. Che spero che sarete contenti della nostra casa nuova. No? La meglio casa di Belene. E dei nostri servitori che vi servono. Ringraziamo ancora i benvenuti e dico questo pellegrinaggio che siete, proprio terra di Gesù. Terra di Gesù che ci porta alle radici della nostra fede. Auguri e benvenuti tutti, no? Grazie. Padre, penso che noi dobbiamo ringraziare il lavoro di tantissimi anni dei francescani qui. Grazie. Una cosa vi chiedo. Quando pregate, pregate per un padre che proprio ha toccato noi in questo convento messicano. Ah, sì. Padre Raffaele, che è morto di Covid. Quando? È marzo. Marzo, okay. Marzo, nonostante che ha preso vaccino. E poverino è andato, no? E ancora peggio perché il suo fratello è morto dopo la sua cognata che era dottoressa anche in Messico in questo tempo difficile per voi, per noi qua. Ma qui adesso a Betlemme non c'è nessun caso. Siete tranquilli. Vedete che senza maschere siamo tutti siamo contenti. E auguriamo buon pellegrinaggio con Gesù per questa terra, che queste orme del Signore che passate, dove toccate, è proprio toccato prima Gesù. Voi adesso toccate questo. Questi segni, queste pietre, non sono le pietre, la nostra fede. Vi auguro ancora buon pellegrinaggio. Dice il Padre che in questa pellegrinazione non vamos a toccare piedras, sino che vamos a toccare a Gesù, a Cristo, no? Entonces vamos a hacer una porra por los franciscanos, ¿no? Una porra. Alabío, alabao, alacín, bomba, franciscanos.